E dopo so che debba ringraziare tutti gli amici che hanno voluto offrirmi il loro pensiero e le loro valutazioni, tutti voi che siete qui, in particolare Monsignor Cantizzani, che non da oggi mi onora della sua amicizia. E come vedete, perché si scrive un libro? Io l'ho scritto perché non volevo chiudere una fase della mia vita, ho ancora qualche speranza, diciamo. E quindi, e proprio perché ho questa speranza, questa curiosità di guardare il mondo in cui vivo, che io ho riflettuto sulla necessità di in qualche modo rinforzare le basi. Oggi perdersi è molto facile, perdersi nel mondo di oggi. Allora, siccome io cerco di non perdermi, allora ho cercato di fissare le basi da dove sono partito. Io non voglio fare lezioni a nessuno, ci mancherebbe. Però dove sono partito? E se anche oggi il mondo è diverso, è un'altra cosa rispetto a quella sera di luglio del 1961, e però, come dire, la politica, che io ringrazio molto il Cantizzani che ha letto tutto quel passaggio, quella frase, le acque limpide della politica, io penso che sono, forse sbaglio, forse sono un superato, non lo so, ma credo che siano l'elemento centrale che ci possa consentire oggi di affrontare la crisi nel mondo moderno. E allora sono partito da quella esperienza, che non è tutta, perché io il libro copre un vasto arco dal 61 al 97, quando è finita la mia esperienza di funzionario del movimento operaio, quasi 40 anni. E poi ci sono state altre esperienze che non troverete nel libro, ma sempre, come dire, con un certo modo di intendere la politica. Ha ragione Michele, non l'ho conosciuto adesso, quando 3 anni fa, quando è venuto a fare il segretario generale della CGIL calabrese, ma l'avevo conosciuto parecchi anni prima. Ha ragione. Forse un qualche elemento, lui dice, di tenerezza. È probabile. Però guardate, lo dico in una frase, io non ho mai assunto posizioni politiche, e questo lo posso dire con assoluta certezza, avendo a mente in modo prioritario le mie convenienze personali. Non c'è un atto della mia vita politica che possa essere riconducibile a questo. Però sono stato lucido. Ecco, tenerezza forse nei rapporti, ma fermissimo nelle scelte politiche, anche pagando le prezzi, parecchi. Ecco. Gentilezza, anche perché, come dire, io non ho mai pensato alla politica come uno scatto di carriera. Ho pensato alla politica con lo stesso spirito con il quale quella sera di luglio sono andato a Torino a 15 anni per partecipare alla manifestazione dei giovani comunisti, perché volevo cambiare il mondo. Poi il mondo non sono riuscito a cambiarlo, qualcun altro se ne è accorto prima di me, quindi ha usato anche il partito per altre cose. Però io rimango nell'idea e nell'avviso che in qualche modo la politica pulita non può che essere quella, non può che essere questa. Senza personalismi, io ho ascoltato con un piacere immenso Mario Barabosky. Ora Mario lo sa, abbiamo avuto anni di contrasto,
anche abbastanza secco, e però quando sono modificate le situazioni e le cose, io, come dire, abbraccio Mario come un carissimo amico di una vita, perché questo conta, nel senso non c'è mai una personalizzazione o una rinchiusura delle cose, non c'è mai il nemico eterno, c'è quello con cui discuti, con cui ti confronti, con cui non sei d'accordo, però la politica va avanti, le cose cambiano, e io penso che questo modo, che è sempre un modo di intendere la politica pulita, sia quello che ci possa consentire anche oggi di fare fronte ai problemi drammatici che abbiamo davanti. E sono problemi pesanti. Non è che parlo di vittoria del capitalismo sé per sé. Preciso che lo diceva anche Marx, in un suo scritto diceva, guardate che nel futuro non è che lo scontro sarà tra l'operaio e l'imprenditore, è capace che si troveranno tutte e due uniti rispetto a un pericolo di natura diversa. Parlava dell'imprenditore, quello che era legato al talotto, no? alla creazione del prodotto concreto, il capitalismo vero. E Marx diceva, guardate che succederà. È successo. Oggi il capitale finanziario domina il mondo e ahimè domina anche la politica dei governi, anche quelli di centro-sinistra, anche, perché i condizionamenti sono tanti, perché il debito pubblico bisognerà ogni volta quando scadono, come dire, i voti, i CCT, eccetera, eccetera, bisogna trovare i capitali che se li incontrano, se no i paesi si bloccano. E allora, se la situazione è questa, non è che il signore della sinistra non c'è spazio, però la sinistra deve sapere che cosa vuole. Deve sapere che se non c'è più la possibilità in questa fase, poi quello che scriverà tra un secolo, l'ho anche detto come ipotesi, lo dico, ma in questa fase io penso che la sinistra deve acquisire fino in fondo i tre campi di iniziativa fondamentali che propone, sui quali nessuno concederà niente, ma sui quali occorre fare la lotta avendo, come dire, la precisa definizione del conflitto. E i tre campi sono la difesa dello Stato sociale, ragazzi miei e amici, lo Stato sociale, secondo la redistribuzione della ricchezza, terzo la formazione, la formazione del cittadino, il percorso culturale. È facile dirlo, ma già vediamo anche in questi giorni come le opinioni sono diverse, anche a sinistra o nel centro-sinistra. E allora lo sforzo, siccome il mondo non finisce qui, lo sforzo che la sinistra deve fare è quello di vedere se riesce a puntualizzare il progetto. E però con questo la battaglia si fa davvero, davvero, con tutti gli elementi eterni che la democrazia ci consente, altrimenti saremmo definitivamente tramonti. Questa è la mia preoccupazione. Io ho scritto questo libro perché voglio insegnare niente a nessuno, ma volevo, se vi posso dire la vera ragione per cui, tanto per alleggerire la cosa, la prima ragione per la quale ho detto beh, adesso scrivo, è che perché siccome io ho una nipotina di fratello, mi è venuto in mente che chissà, un giorno questa ragazzina vorrà sapere chi era questo pazzo del nonno. E allora forse